Poi per quanto riguarda il maestro di vita, perché io ho fatto la bellezza di 10 anni di deserto, sono state in diverse cascine, trulli abbandonati, ho vissuto come un eremita, cioè praticamente a 5-6 km da un paese, solo come un cane e con un cane. E questo cane si chiamava Rafael, no? Rafael di Milano. Questo cane si chiamava Rocchetto, Rocchetto. Era un cagnolino nero che mi faceva compagnia. E sono stati gli anni più belli della mia vita. Ero a Noci di Bari. Avevo un gruppo elettronico, come si chiama, un gruppo elettrogeno. Alla sera mi accendevo con la benzina e faceva la luce. Avevo il pozzo per l'acqua e la gente mi portava da mangiare. Cioè io che già a Milano ero molto, cominciavo a farmi conoscere, lasciai quel mondo perché non mi dava niente e mi chiusi in questo luogo solitario. E scrivevo tante lettere alle persone, loro scrivevano a me, mi sono fatto una cultura proprio sul piano umano delle persone e quando sono stato pronto, che sapevo che ce la potevo fare, allora 28 anni fa ho dato inizio alla decorazione della casa. E vorrei raccontarti un piccolo episodio molto bello della mia vita, che quando io stavo a Milano e che erano i primi anni che mi ero trasferito e soldi non ce n'erano, io quando passavo davanti alle pasticcerie, quindi ero come un bambino pure io, no? Sentivo l'odore dei cannoli siciliani, delle crapen, quell'odore mi è rimasto ancora nel naso e dicevo: che cosa faccio? Mi compro il cannolo o mi compro il colore? Secondo te, Vince, che cosa comprava? Colore. Bravo. E ti dico una cosa bella, Mattia, questo valga pure per te che diventerai un buon youtuber. Ancora oggi, quando apro il colore, sento quella fitta, come ho detto prima, e il giorno, ascoltate quello che vi dico, il giorno che io perderò questa fitta dell'aprire il colore e ricordare la tragedia di quegli anni, quando io non sentirò più questo dolore, vuol dire che non sono più un artista, mi sono corrotto. Ho visto molti articoli su di te. E la stampa come ti giudica, secondo te? E le persone? Beh, le persone, alcune, con l'andare del tempo, hanno capito, appunto, per il riconoscimento, chi sono. Forse all'inizio qualcuno pensava che fossi un pazzo, perché poi lo facevo apposta pure, no? Si diceva che i pazzi non pagano le tasse e allora per non pagare le tasse dovevo fare il pazzo. Però poi se ne sono accorti che Vince aveva pure cervello, no? E no, non ho avuto mai un rapporto molto felice con i giornalisti perché mi sono visto oscurato da loro. Infatti quella è stata una delle grandi mie sofferenze, quella di quando andavo da loro mi sbattevano la porta in faccia tutti, perché qui il mondo funziona e gira intorno al denaro. Vince il denaro non ne aveva in quel tempo. E le ragazze della stampa, tutte le commesse, erano tutte amiche mie, no? E quando c'erano soldi per comprare i colori, andavo da loro e dicevo: beh ragazze, compratemi qualche cosa. Allora mi compravano un disegno, qualche quadretto piccolo, però qualche quadro grande. Facevo dei portaceneri in ceramica. E una di queste ragazze ha visto su internet la casa, ha visto Vince Brunetti, si è ricordata di me dopo 30 anni, pensa. Mi ha scritto un bel commento, ha detto: Vincent, io sono quella ragazza della standa, ti ricordi di me? Non mi ricordo il nome, che si chiamava. Eravamo tante e noi ti abbiamo conosciuto quando tu avevi 23 anni, che venivi da me, da noi, eri alla fame, la canna del gas e noi ti compravamo i quadri, ha detto, no? Ti aiutavamo. Adesso abbiamo visto quello che tu hai creato, è un impero hai creato, una cosa bellissima, ha detto. Noi sapevamo che tu avresti fatto strada, però ti abbiamo visto, perché infatti non dissi niente a nessuno quando andai via, ha detto, però la cosa più bella che mi ha detto, ha detto: sì, è vero che sei un grande maestro adesso, però noi ti vogliamo ricordare il ragazzo di 23 anni che veniva. Mi va a dirci: compratevi qualche cosa, perché ero la fame praticamente. E loro hanno detto: tipo, preferiamo vederti così, ricordati in quel modo. È una storia molto emozionante.
Questa molti ragazzi dovrebbero sentirla. In realtà so che tu hai anche degli allievi. Sì, ho avuto tanti allievi in questi 28 anni che sono qui, ma anche a Milano, cioè, ho seguito tanti ragazzi. Qui vengono anche le scolaresche con i pullman, quindi non dico lezioni, però faccio il mio quadro in diretta, quindi i bambini vedono e si ricordano. Poi ci sono ragazzi come Marco, che viene da Roma e che avevano il sogno di vivere in un ambiente libero, ecco, per poter, come dire, esprimere tutto se stesso, e sta facendo le cose bellissime. Ciao Marco. Ciao Mattia. Allora, raccontaci un po' come sei arrivato a Vincent City. Allora, la mia storia è un po' particolare, differisce leggermente da quelle degli altri ragazzi che sono venuti qua, in quanto io non sono del luogo, non sono pugliese, non sono salentino, ma bensì romano. E quindi non l'ho scovata attraverso esplorazioni del territorio, del mio luogo, insomma, d'origine, ma attraverso il web, come stai facendo te. Quindi magari dei ragazzi in futuro verranno qua attraverso i tuoi video, perché lo conosceranno informandosi con te, attraverso di te, no? E quindi ho visto un video su YouTube che appunto parlava del luogo, delle esperienze del maestro, di tutta la sua vita, di ciò che ha dovuto passare per raggiungere la felicità, diciamo, la libertà, che è la cosa che anelavo di più e che anelo di più nella mia esistenza: essere libero, sentirmi felice costantemente, non legato da vincoli sociali, da costrutti umani, quali il lavoro, il denaro, le norme della convivenza, vestirsi in un certo modo, essere in un certo modo. Quando l'ho sentito parlare di tutto ciò che ha esperito nella sua vita, di tutte le sofferenze, i travagli, ma anche le cose belle, della spiritualità, dell'arte, dell'essere umano come capolavoro, che deve essere un capolavoro, un'opera d'arte, e ho detto: caspita, ma quest'uomo la pensa esattamente come me, solo che lui l'ha realizzato e io ancora sto cercando di arrivarci. E perciò ho preso sacco a pelo, una tenda, e sono venuto. Mi sono incamminato verso la Vincent City e dopo 2 mesi stavo qua. Ma quindi sei venuto a piedi? Sì, a piedi, a piedi. Proprio per distaccarmi dalla mia situazione precedente, essendo sempre nella mia vita sono stato agevolato, vissuto in una famiglia medio borghese, cioè con un medio stipendio stabile, quindi ho sempre avuto il tetto sulla testa, ho sempre avuto la zuppa calda nel piatto, e volevo vedere l'altra esperienza della vita, cosa si provasse a preoccuparsi delle cose pratiche, delle vere cose per cui l'essere umano è progettato a preoccuparsi, cioè il mangiare, il dormire, la propria sopravvivenza, perché i pensieri astratti mi stavano facendo impazzire, no? L'email non esiste, Dio non ha creato l'email, no. E la società di oggi è improntata su quello, sull'astratto, per questo che la gente sta male, una delle tante ragioni per cui la gente sta male. Complimenti. Grazie. Prego. Torniamo a noi, Vincent. La tua città sta diventando sempre più famosa, lascerai sempre l'entrata libera? Sì, sempre, almeno finché vivrò io. Perché proprio cerco di essere fedele all'ideale iniziale. Quando io ho cominciato a costruire la casa, e che quindi non avevo l'idea del lucro o di guadagnarci, l'ho fatto perché quando ero a Milano mi prodigavo a pensare ogni giorno, dicevo: ma io devo fare qualcosa, qualche ambiente dove la gente non debba pagare, no? E allora dico: qui a Milano si paga pure l'aria che respiriamo, sì. Si va al gabinetto, si paga la monetina, si va lì in chiesa, c'è l'offerta, dico: ma si va in un e devi pagare, si va lì e paghi, c'è la multa. Voglio creare un ambiente dove la gente debba sentirsi libera anche in questo. Quindi per questa ragione io non farò mai pagare un biglietto, perché voglio che la gente si senta totalmente libera. Bello. Ti piace? Sì. E poi il concetto della fratellà, questa è la cosa più importante che vi dico stasera. La casa mi ha guarito dalla tragedia, dalla sofferenza della solitudine che mi ha creato Milano. Milano mi ha fatto sentire solo in certi momenti, nonostante che avessi tanti amici, che avevo una vita piena, praticamente mi faceva sentire solo.
E questa è la cosa più grande che ho fatto per me stesso, superare la solitudine. Infatti io non mi sento più solo adesso, sono una persona felice. Alla sera me ne vado a letto, bello contento, che su domani mi aspetta una giornata meravigliosa. Quindi quella mi fa sentire felice e mi rinnova giorno per giorno l'eterna giovinezza. Sono un uomo di 72 anni quasi, vado ai 72 anni, ma sono considerato un uomo senza tempo, cioè perché la casa ti dà l'impressione dell'eternità. Bene ragazzi, se volete venire a trovare Vincent, non abbiate paura che si entra gratis. Nelle mie interviste chiedo sempre all'intervistato se ha una frase o un consiglio da dare a chi ci guarda a casa. Oh, questa è una bella domanda. Qual è il messaggio? Il messaggio soprattutto è rivolto al mondo giovanile, ma anche agli adulti, ma soprattutto ai giovani, cioè vivete e portate avanti i vostri sogni, anche se sono difficili da realizzare. Ecco, il consiglio che posso dare, se possiamo dire, perché c'era Prévert che diceva non datemi consigli, so sbagliare da solo, no? Però praticamente, visto che me l'avete chiesto, è quello di non perdere mai la fiducia nel futuro e di fare qualcosa per noi stessi, impegnandoci seriamente però, seriamente, passando, come diceva Gesù, per la porta stretta, che è faticosa. Però dopo la fatica, dopo la pioggia, c'è sempre il sole che compare. Quindi siate sempre fiduciosi, anche se viviamo in un periodo no, in un periodo che è quello che è, dobbiamo sempre pensare in positivo, perché alla fine il bene, sono convinto, che trionferà sempre. Bello. Cosa dire a Mattia? Diciamo che speriamo che faccia tanti like, si dice, tanti like, tante visualizzazioni, perché se lo merita, è veramente un fenomeno. Io ho detto che lui è un portento, quindi guardatelo, perché intanto io quando vedo i video di Mattia mi rilasso. Vedere questo ragazzo così brillante, spensierato, soprattutto per chi grandi che hanno la mente sempre occupata, quindi guardare questo ragazzo così giovane, così adolescente, che si impegna per le cose belle, deve essere per voi una grande consolazione. E guardate questi video, guarda, vi dico, vi assicuro che sono altamente rilassanti, ma lui è bravo, perché lui vi porta addirittura nel mondo. L'altro giorno ho visto il video che lui era a Venezia, che io sono stato 45 anni fa, chi la vede più Venezia, mi ha fatto tornare ancora come ero a 23 anni, che ci andai con un sacerdote, ha fatto vedere tutte le angolazioni, le gondole, le piazze, meraviglioso! Quindi seguitelo, perché veramente, come ha fatto bene a me, farà bene pure a voi. Grazie, l'applauso! Aspetta, gli do un abbraccio, un bacio in televisione. Si vede? Dammi un bacino. Bravo Mattia, bravo. Ti voglio bene. Anche lui mi vuole bene, lo sento. Sì, sì, sei affezionato. Sì. Grazie al maestro Vincent. E vi ricordo che potete venire qua a Vincent City a trovare Vincent, che l'entrata è gratuita. E niente, anche questo video finisce qua, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, attivate la campanellina per sapere quando uscite il nuovo video, iscrivetevi al canale che è la cosa più importante da fare e mi raccomando commentate qua sotto. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!